Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo vlogmer. Come vedete, stamattina ho accompagnato Manuel alla mostra e la sta aprendo. Ma... Tenta, però non puoi andare addosso alle persone. Ah, non andare di lì. Andiamo dritte. Stai attenta. Ti aiuto. Che bella quella maglietta. Vieni di qui. Guarda che belli quei vestitini, Sabi. Aspettami. Ah già. Guarda che belli. Guarda, Sabri. Sì, davvero sono belli. Via, ma sono un po' troppo. No! No, no! Pizzica! È carino, eh? C'è di tanti colori, guarda. Bello! Poi ci sono dei vestitini. Mamma Pio, stai facendo la bicicletta. Scusa. No, tu ce l'hai la bicicletta. No, in un'altra. Sì, un'altra. Un'altra. Allora, dobbiamo prendere le mutande per papà. Dove sono le mutande? Queste qua sono da femmina. Cioè, per intenderci, tipo questo non sembra un pigiama. Questo addosso, papà. Così. Ma questo è tipo un vestito per me. No, mamma! Ah, scusami. Ma dove stai andando? Non lo so, guarda. Questo anche, questo potrebbe andare bene. Via, muoviti! Mamma, io ho trovato le mutande giuste per papà! Sì. Le abbiamo già prese. E dobbiamo prenderne anche. Eccoli! Mamma, guarda che carino! Questo è un po' pesante. Ecco, mutande per maschi. Ops. Senza questa. Via, scegli un paio di mutande per papà. Okay. Queste sono belle, con no. Grazie. Giada ha detto che le devo scegliere. Sì, e tu scegliene un paio? Io vado a vedere che devo fare. Ma dove vai? Mamma, ma ci sono qua, Ho scelto... Dai! Ho scelto queste qua. Ho già preso io quelle. No, quelle lì le abbiamo già prese. Vai, uffa! Ma le volevo prendere io. Gliele prendo anche a Gabriele, fatte così. Tanto poi cambia. Dai, che sei bellissima mentre ti trattieni il sole. Allora, siamo alla dal movie centro che ho lasciato Max e Giada, perché Max deve fare ancora questo PCTO. Sono ormai gli ultimi giorni perché la mostra è quasi alla fine. Sono passati un po' di giorni dall'ultima clip. Maurizio ha fatto l'attack con il contrasto, però non ci hanno ancora detto niente, nel senso che l'ha fatta e poi ci hanno detto che dobbiamo aspettare, che ci avrebbero fatto sapere o entro fine settimana, al massimo lunedì. Quindi, siccome oggi è venerdì ormai inoltrato, perché appunto sono le 5, e ormai penso che ci diranno qualcosa lunedì, e quindi appena sapremo di più, poi condivideremo comunque con voi, anche per essere anche in questo caso di supporto o per dare informazioni magari a chi magari sta passando la stessa cosa, chi magari è nello stesso periodo, e quindi niente, per questo motivo lo stiamo facendo, non sicuramente per attirare più visualizzazioni o cose così, perché non è proprio di nostro interesse questa cosa, ma per appunto dare conforto, dire a chi sta passando magari queste situazioni che non siete da soli, ma purtroppo sono cose, situazioni che
capitano a molti, e se vi ricordate l'anno scorso era capitato a me, poi per fortuna è finito tutto bene, però comunque insomma anche l'anno scorso ci siamo, o due anni fa, no l'anno scorso, ci siamo presi una bella strizzarella, e quest'anno speriamo sia una strizzarella come quella dell'anno scorso, insomma, quindi che poi va a finire tutto bene. Comunque adesso noi andiamo, dobbiamo fare delle commissioni e quindi vi portiamo con noi. E praticamente, impari. Vai Pia, vai, vai, andiamo. Ma va, quello lì è lì, lo lasci lì. Magari è lì per un motivo, lascialo lì. Allora, ne prendiamo un altro. Non dobbiamo prendere così tanta roba, da che se addirittura ci serve un carrello. T'ho detto di no. No, adesso siamo da... Eh no, tu no. Pia. Euro. 0,9 centesimi. Selezionare il tipo di pagamento. 2 euro. 0,9 centesimi. Già, è passato, è passato. Euro. 59 centesimi. 2 euro. 0,9 centesimi. La carne prendila tu. Prendi la carne. Perché devi farlo più basso? Magari da questa parte. È da questa. Vedi qua. Qua dovrei venire. Ecco. 59 centesimi. 5 euro 86 centesimi. Vabbè. Giù. 1 euro 50 centesimi. Mamma non lo prende. Devi stare calma. Ti ho detto solo che non lo prende, devi stare calma. Prova con quello. 2 euro. Metti giù questo. No, metti. Vai, vabbè, vai. Metti giù quello. Pia, devi passarlo di nuovo. Passalo di nuovo, Pia. Vai adesso, metti. Guarda, non si è messa bene la lasagna. Ok. Ma sì, passiamo in mezzo alle sdraio, tranquillo. Accelera Pia, accelera! Come su una moto. Anche oggi agli autobus abbiamo accompagnato questa volta Sabrina e Max. Giada, hai detto qualcosa? No, non ho detto niente io. Sono stata io. Ma dov'è il tuo cappello? Lei non se l'ha portato. Ma perché l'hai lasciato a casa? Perché poi se non mi fa portare. Sì, perché lei poi non lo... Vabbè, abbiamo accompagnato Sabrina, cioè Max e Sabrina che li fa da consulente qui, da aiutante, e adesso noi andiamo a fare due commissioni, anche qui, proprio due, come ieri,
Dobbiamo prendere l'affettato perché stasera mangiamo le piadine. Fare due commissioni come abbiamo fatto ieri, ma proprio due, cioè poi ieri alla fine al Bennett abbiamo preso qualcosa in più, ma dobbiamo prendere l'affettato e poi devo andarmi a prendere dei pantaloncini di quelli lì tipo intimi, comunque comodi da mettere sotto i vestiti, perché se no non riesco a metterli perché mi le gambe sfregano, sono ancora cicciottella, quindi e quindi questo. E lì c'è Pia che però non si è portata il cappellino come Giada. E niente, adesso andiamo e ci aggiorniamo. Allora, siamo arrivati. Questa volta abbiamo cambiato e siamo da West One. Qui non vengo mai. Voleva sapere se era bestiale. Non so se è bestiale. Mamma, qui non vengo mai, ma devo prendere. Mamma, mi devo fare dire una cosa. Allora, dai cinesi quante volte mi sono presa queste scarpe bellissime. Ma ti piacciono? Sì. Mm. E poi Giara invece questa annalina lì. E poi dietro c'hanno anche delle luci. Certo. Cioè più o meno dei è Catalin frangente. Catalin cannello? Sì. Aspetta, aspetta, non prendiamo il carrello. Vai, vai, vai. Basta. E pellezze, posso sentire. 4,80 € e pellezze. Adesso lo dico alla nonna e al papà. Questi sono perfetti per me. Perfetto, perfetto. Basta comprare le unghie che poi tanto stanno appiccicate. No. Ci sono anche per Pasqua. Sì, ma poi tanto non rimangono appiccicate. Con gli unicorni. Guarda che belli. Sì. Eh? Da mettere sulle ungiole. Tutte le cose per fare le ungiole. Guarda. Che belli questi elastici! Adesso prendiamo questi. Praticamente guarda! Qui dentro ci sono i fiori! Questo ragazzo su YouTube. Ma perché sono anche questi? La curvatura della unghia. Eh? Un ragazzo su YouTube ha detto che dipende anche dalla curvatura dell'unghia per quanto tempo sta attaccata. Quindi se l'unghia è molto curva e tu prendi una di quelle lì abbastanza piatte, si staccano più facilmente. Guardate Pia che si è messa come l'omino. Vieni, andiamo, dai. Adesso andiamo da Tigotà. No! Aspetta che... Cosa questo? Guarda che vai indietro. Stai ferma qui, per favore. Vai, va. Ma perché mi devi spingere via? Perché così non ti... Così... Sì, ma basta. Così almeno non ti prende, no? Massimo prende, no? Siamo venuti qui per prendere le scale, così almeno Pia è contenta. Non si è voluta legare i capelli. Brava! Bravissima! C'è riuscita. E così almeno andiamo ad Tigotà e andiamo a vedere per uno smalto rinforza unghie, perché per adesso voglio metterne uno che me le rinforza e così almeno lo usano anche le ragazze, uno chiaro, e poi l'acetone, perché non ne abbiamo. Siamo salite da qui, ma adesso andiamo di qui. Vieni. Perché non c'era parcheggio qua, allora siamo andati a parcheggiare sotto. La giornata doveva essere brutta, invece per fortuna è bella. Mamma, Sì, ma vieni, che bella, wow! Piano però. E intanto che Sabrina e Pia si sollazzano sull'altalena, io e Giada prendiamo l'acqua.
qui i primi acquisti, quelli fatti da Tigotà, dove abbiamo preso questo qui, che è un multiazione da mettere come rinforzante per le unghie. In realtà dice che fa 10.000 cose. Se mettesse a fuoco, indurente, rafforzante, levigante, idratante, protettivo, quindi vediamo un po', e poi questi tre colori di smalto qui, e vediamo un po' come vengono. E poi invece con i gel che abbiamo a casa, perché ovviamente non è che si spreca, magari andremo a fare dei disegnini sopra questi prima di rimettere questo. Poi ho provato a prendere questa crema depilatoria della Vette, più che altro per avere anche la spugnetta. È vero, costa un po' di più in confronto a quelle tipo dell'Eurospin, molto di più, però volevo appunto fare un confronto e sentire anche per le ragazze quale loro preferiscono. E ho ben preso questa qui, pelli sensibili. Poi questo Glitter Gold, che è un gel glitter viso corpo capelli illuminante, e per uno spettacolo che faranno, dove ovviamente vi porterò. Questo Lip Smacker Coca Cola, che ha profumo e gusto di Coca Cola. Cioè gusto no, perché non l'ho assaggiato. Provato, non l'hai ancora messo sulle labbra? Sì, ho messo sulle labbra, sì. Non sentivi il gusto della Coca Cola? Poi due pacchetti di dischetti struccanti, questi qui li abbiamo pagati 95 centesimi l'uno. Un acetone, anche questo qui costava mi sembra 85, una cosa del genere. Il gel glitter 1,99, la crema depilatoria 5,95 euro, per quello dicevo molto molto cara. E questi qua 5,95 euro, e questo qui della Coca-Cola 1,99 euro. E poi con 9,90 euro ho preso un completo letto matrimoniale sopra, sotto con angoli e due federe da tenere da parte, perché comunque prima o poi qualcuno si consumerà, e 9,90 euro per un completo letto matrimoniale è pochissimo. È tessuto in microfibra, però è bello e lo teniamo da parte. Magari potrebbe essere un inizio di corredo di qualche figlio, oppure magari lo teniamo per noi. Per adesso non lo apro, non lo metto, perché tanto abbiamo i nostri completi e usiamo quelli. E questo qui lo teniamo da parte, qualche cosa ne faremo. E questo qui è tutto quello che abbiamo preso da Tigotà, dove ho speso tanto, perché ho speso 49 euro, però i dischetti struccanti servivano, perché qui le ragazze si truccano. Questo qui, vabbè, è una cosa in più, questa serve perché bisogna depilarsi, queste volevo provarli io per, come vi dicevo, mettere questo. Fannocelo vedere, visto che l'hai già provato. Solo che si stava un po' togliendo. Ah, e sotto c'è l'azzurro. Però è bello questo. Molto molto bello. C'erano anche altri colori, ovviamente non li ho presi tutti, ne ho presi tre. Poi se vediamo che ci piace tutto quanto è, magari poi col tempo, magari uno ogni due settimane magari ce lo andiamo a prendere. C'erano anche altri colori, altri modelli, c'erano quelli tutti, cioè, con i glitter. Abbiamo preso anche la gatta. Cosa fai qui? Scendi dal tavolo. E niente, questo è quanto. Adesso vi faccio vedere quella piccola spesina che abbiamo fatto all'Eurospin, perché è così ci mettiamo a mangiare poi le piadine. E poi invece le cose che abbiamo preso all'Eurospin. Allora, piadina classica 0,95, perché non so se bastano quelle che ho preso. Crema depilatoria, questa qui con burro di karité, giusto per dire, all'Eurospin costa 1,79 euro. Vabbè, sì, comunque in confronto a 5 euro, però voglio vedere la differenza, come, in quanto tempo agisce, eccetera eccetera, quindi vediamo un po'. E, ah sì, 1,79 euro. Poi insalata, pan di zucchero 0,99 centesimi l'uno. Salame ungherese e salame Milano 1,69 euro. Mortadella 0,99 euro.
Formaggio spalmabile 0,99, questo qui invece proteico 1,29 euro. Poi anche il formaggio spalmabile alle erbe 1,29 euro, solamente questo qui viene 0,99. Poi il prosciutto cotto, questo qui alta qualità, 1,45 euro la confezione, ne abbiamo prese due. La ventricina piccante 1,69 euro. Un frullatino di mele e banana che si è presa Pia 49 centesimi. Prosciutto crudo 1,39 euro, che è ancora in offerta. Tacchino cotto con olive 0,99 euro. E poi abbiamo trovato il formaggio in salamoia e l'abbiamo preso 6,49 euro da mettere insieme a, alla piadina. E poi il pane per hamburger 1,05 euro. In tutto abbiamo speso 32 euro 33 euro. Però ecco, sì, sono per stasera, ma non è che finiamo tutto quanto stasera. E niente, adesso andiamo a mettere a posto, mangiamo velocemente perché poi dopo usciamo. Avevo paura. Ma come fai a stare per che sto pensando? Senti, stai zitta. Io non vuole scendere. E vabbè, dammi un altro gettone, ci va. Ciao, Giada! Non vuole scendere, sta sfida. Sino qui, eh? Sono io da lei. Dammi un gettone. Sei scesa da sola. Prendi ma io non l'ho vista. Adesso lui gliene dai un altro. No, levati, no, via, levati. Ma devono scendere, ti travolgono, eh.
Sì, però adesso una è rimasta su senza tappeto. Sabrina, la vedi? Ma perché Giada? Ed eccoci alla mattina dopo. Io volevo solamente salutarvi, ringraziarvi se avete guardato questo video fino a qui. Fatemi sapere se da voi vengono le giostre, quante volte vengono, se ci portate, ci portavate i figli. Insomma, è un salasso ogni volta, però comunque per passare una serata diversa ci sta. Ecco, adesso io vado, che ho da fare un bel po' di cose, vi mando un bacione grande, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!